Più che altro, ecco, c'è stato un contrasto di vedute tra lei e il presidente su come è maturata questa sconfitta. Come ha reagito il gruppo in questi pochi giorni che ha avuto a disposizione? Lavorando sulla partita che deve venire. L'unica cosa che dobbiamo sempre fare è sempre fare con il massimo delle nostre attenzioni e energie. Cercando di far sì che Ascoli sia una partita sempre che porta una crescita, cercando di lavorare al meglio per una partita importantissima come quella di domani contro una squadra che è vero che ha una bruttissima classifica, però è vero che nelle ultime due partite è andata a pareggiare a Cagliari al 90esimo e stava vincendo fino a 2 minuti alla fine e col Crotone stava pareggiando fino all'87esimo, quindi certamente è una squadra che non è mai doma e che ha delle buone individualità. Una squadra che utilizza il 4-4-2 nelle ultime giornate, perlomeno dall'arrivo di Gianluca Festa. Considerando questo fatto, è possibile una variazione tattica con il passaggio dall'inizio al centrocampo a 3? Abbiamo fatto due o tre soluzioni, poi domani valutiamo. No, c'è anche Grossi, magari che potrebbe fare il centrocampista come ha fatto in altre, anche quando sta entrando in queste partite. Possibile quindi di nuovo Falletti e Grossi da interni come nel secondo tempo di Ascoli? È un'alternativa che abbiamo provato in settimana, adesso poi valutiamo Falletti come impostare la partita, considerando appunto che loro hanno due mediani dove vogliamo avere una certa supremazia. Aspettate perché fate voi tutti questi discorsi qua, ma no, la ragazza l'ha vista come deve vederla, è la dimostrazione di come ha lavorato anche in questi giorni, perché le letture che si fanno devono essere, secondo me, non superficiali. Era un tipo di strategia che in quel momento no, nella partita non aveva pagato perché hanno messo tre centrali altissimi, soffrivamo su una catena e il fatto che poi è uscito lui. Sta anche perché abbiamo tre partite nella settimana, quindi non ha senso andare a sprecare energie in cose che funzionano magari non benissimo. E da quando poi abbiamo cambiato qualcosa, mi sembra che abbiamo trovato equilibrio e abbiamo anche creato 4-5 occasioni importanti, tutte con pali basse. Quindi alla fine non è una bocciatura nei confronti del ragazzo, ma è una lettura tattica che lui è un ragazzo intelligente e l'ha letta come deve essere, senza tanti problemi. Grazie. No, ma io non commenterò mai il presidente. Le letture che fa la proprietà sono letture Personale, autonome. insomma. No, vabbè, ma, però io come le ascolto anche e le faccio mie. Poi dopo devo fare l'analisi che secondo me è mia anche, però non è che devo farla, nel senso, vale tutto quanto. Credo che il confronto è bello quando si è un confronto schietto, no? Quando è un confronto, quindi, ma io non mi permetterò mai di dire non sono d'accordo, anzi. Questo è anche quello, poi dopo, alla fine sono strumenti, magari uno vuole mandare un messaggio in una maniera, è libero di farlo, la settimana dopo, la partita dopo vuole mandare in un'altra maniera, è ugualmente libero di farlo. Cioè, no, no. Ma non è una questione di. Sono molto. Vado oltre le cose, non è che qua non si tratta di fare i permalosi o di non accettare, si accettano i consigli e si cresce e si prova a migliorare. Però nella mia analisi poi metto dentro una squadra che, come vista io, posso anche sbagliarmi anch'io, ma che cioè, una squadra che ha combattuto, che ha sofferto, che ha spinto, che ha avuto situazioni importanti, non è riuscita a segnare, ma ha creato tanti presupposti per segnare. Poi, oggi, se sono lì, hanno anche dei punti deboli, dove noi dobbiamo essere forti, però è una squadra che va affrontata con tanta intensità e l'atteggiamento di chi, come un po' hanno fatto a Vicenza, vuole a tutti i costi fare punti e basta. Sicuramente loro di un po' di intensità ci sarà, però anche noi dobbiamo fare punti e dobbiamo essere bravi a mettere il nostro, con rispetto di una squadra che, secondo me, ha anche dei valori, perché i due davanti, Ganz e Bagua sono giocatori che stanno facendo. Bagua si conosce, ma anche Ganz, che è il primo anno in Serie B, sta facendo un campionato importante.